allarme. Attacco meteore settore GB71. Devo attivare il laser, dottor Morrow? Sì, Master Computer. Dai inizio al tuo procedimento laser standard. Una è stata colpita, ne restano due. Ottimo lavoro, dottor Morrow. Ero sicuro di poter contare su di lei. Non vedo l'ora di tornare a casa e di riferire che il Crusader è a posto. Grazie a lei, dottore, il mondo sarà al sicuro dagli attacchi delle meteore di Simen. Congratulazioni, fratellino. Sono molto fiera di te. Ti ringrazio, futura. Non ci hanno ancora individuati. Attivare le barriere dell'invisibilità. Barriera dell'invisibilità attivata. È pronta, Spettro? Sì, è pronta, Simen. Sono in attesa di altri ordini. Tra meno di un minuto avrò quell'idiota di Morro e quell'impicciona di sua sorella futura esattamente dove voglio che siano. Ciao, Acchiappa Fantasmi. Ah, ciao, ciao, futura. Ehi, che ne dite di fare una piccola vacanza? Una vacanza? Sì, vorrei presentarvi una persona speciale. Una persona veramente speciale. Una persona speciale, hai detto? Sì, si tratta di... Allarme, allarme. Oh, oh, c'è qualcosa che non va. Vi richiamo io più tardi. Ah, sento puzza di guai. Già, e non sappiamo nemmeno da dove stava chiamando. Bene, in questo caso io non mi muovo da qui finché futura non richiama. I sensori indicano una navicella stellare nelle vicinanze. Sì, man. Facendo un accurato calcolo delle possibilità, direi di sì. Questo è il momento della nostra piccola sorpresa. La nostra piccola sorpresa. Buona questa, Simen. Davvero divertente. Fase 1 terminata, Spettro. Ora è il momento della fase 2. Del tuo peggio, mio piccolo Spettro, il peggio che puoi. Allarme rosso, siamo stati colpiti da un fascio di energia di origine e di tipo non identificati. Le nostre cellule di potenza si stanno indebolendo. Simen ha fatto certamente qualcosa al nostro Master Computer. Lascia perdere Simen, guarda! Stiamo per essere schiacciati da quella meteora. Concentriamo tutta la potenza negli scudi. Ok, ci provo, ma non c'è rimasta molta potenza. Jack, è lei! È futura! Jack! Eddie, mi sentite? Ti sentiamo, futura. Pronto, Acchiappa Fantasmi! Pronto! Siamo in ascolto, futura, parla pure. Acchiappa Fantasmi, pronto! Mi sentite, Acchiappa Fantasmi? Spiacente, ragazzi, ma qualcuno sta disturbando il collegamento con Futura. Noi possiamo sentire lei, ma lei non può sentire noi. Aiuto! Il 30° secolo! Cintura asteroide! Crusader, base stellare! Aiuto! Mamma mia, e quello chi è? Ah, non lo so, Eddie, ma ti faccio una proposta. Andiamo nel futuro e lo scopriremo. State attenti, Acchiappa Fantasmi. Se ci tenete alla vostra cara pelle, vi consiglio di starvene lì tranquilli nel 20° secolo al quale appartenete. Avanti, ragazzi, muoviamoci. Fica. Ehi, aspetta un momento, io chi sono? Voglio venire anch'io. Ma dai, Belfry, e se Futura cercasse di mettersi in contatto? Qualcuno deve pur rimanere qui. Va bene, d'accordo, resterò.
Muoviamoci, Eddie. È il momento di indossare le nostre uniformi. Andiamo a Acchiappafantasmi! Inserisci il turbotempo, dobbiamo sbrigarci. Cosa? Il turbotempo? Pua, scordatevelo, nemmeno per sogno. Pua, pua. Ma Fantabug, cosa stai dicendo? Si tratta di Futura, è in pericolo, in grave pericolo. Futura? In pericolo? Ma perché non lo hai detto subito? Se Futura è in pericolo, lo è anche la Fantamoto. Tenetevi forte, amici! Andiamo nel futuro! Guardate, eccolo là. Quello è il Crusader. Wow! È abbastanza grande per te, Jack. Sì, ma non so proprio come faremo ad entrare. Oh, finalmente! Ce l'avete fatta! Futura, va tutto bene? Beh, per il momento sì. Venite, ragazzi, è meglio andare dentro adesso. Un fantasma si è impossessato del master computer del nostro Crusader. Oh, Fantamoto, mia cara Fantamoto, ero davvero preoccupato per te. L'unica cosa che preoccupa me sei tu, Fanfarone. Jack, ti presento Morro. Jack Kong, mia sorella mi ha parlato molto di te e dei tuoi amici. Oh, grazie, Morro. Ma che cosa ti fa pensare che un fantasma infesti il master computer? Ecco, questo. Prova a guardare bene sul monitor. Io ne ho abbastanza di guardare la televisione. Non ci badare, Morro. Sappi che puoi sempre contare su di loro quando la situazione diventa difficile. Morro, come si fa esattamente ad entrare all'interno del computer per cercare di scacciare quel fantasma? Beh, purtroppo non ne ho la più pallida idea, Jack. Ce l'ho! Che cos'è, Jack, che hai, Grunt? Un'idea. Grunt deve avere un'idea. Grunt, hai un'idea geniale? Un'idea geniale? Ah sì, cara, un'idea degna di Einstein. Certo. Come ho fatto a farlo? Perfetto, il mio piano è perfetto. Quegli idioti non riusciranno mai a trovare il modo di far uscire il mio spettro da quel computer. E di certo non prima che lui lo abbia completamente distrutto. Geniale, Grunt. Assolutamente geniale.
Ma che cosa ha fatto di preciso? Grunt è riuscito a modificare il trasportatore astrale per miniaturizzarci, in modo tale da poter essere irradiati direttamente all'interno del computer. Vuoi dire che tutti noi saremo rimpiccioliti? Esatto. Oh, non preoccuparti, vedrai, non durerà a lungo. Sorella, io devo andare lì dentro con gli acchiappafantasmi per guidarli. Te la senti di tenere l'astronave mentre staremo via? Me la caverò, Morro, ma voi state attenti dentro quel computer. Non vorrei che succedesse qualcosa al mio fratello preferito. Come sarebbe il tuo fratello preferito? Io sono il tuo unico fratello. Ragazzi, state attenti, vi prego. Bene, ragazzi, vediamo se questa idea funziona. Il paracadute! Aprite il paracadute! Aprite il paracadute! Ma no, no, che cosa c'entrano le scarpe? Il paracadute, Eddie! Il paracadute! Ho capito! Ci vediamo di sotto, acchiappa fantasma! Wow! Ma è incredibile! Qui è come essere in un altro mondo! Momento dell'azione. Oh oh, è ora di muoversi. Bene, giochiamo al gatto con il topo, eh? D'accordo, io ci sto. Spero che questo funzioni. Beh, io non mi sposto di qui. Idiota! Bene, ha funzionato. Così forse avremo un po' di tempo. Jack, Eddie, Grunt! Guardate là! Sta ancora fumando. Chiunque abbia fatto una cosa simile probabilmente è ancora qui da queste parti. No. E acchiappa fantasmi il dottor Morro. Devo immediatamente architettare qualcosa di molto speciale per loro. Ma cosa è stato? Non lo so, Eddie, ma sarà meglio scoprirlo in fretta. Giusto. Forza, andiamo ragazzi, questo è un lavoretto per noi. Dobbiamo proprio farlo, ragazzi. Vieni. Siete molto carini, mi portate sempre in posti bellissimi. Oh no! Jack, Morro, rientrate! Oh, ci sono troppe interferenze, non riesco a raggiungervi. Oh no, che succede? Il loro campo di forza si sta indebolendo. Non ci vorrà ancora molto tempo. Con quel fantasma ancora all'interno del computer, non hanno più scampo. Bravo, Gru!
Finalmente ce l'hai fatta! Ottimo lavoro, Grunt. Così non ci darà noia finché non riusciamo a... Ora che succede? È il circuito principale. Qualcuno sta cercando di sabotarlo. Sbrighiamoci! Se quel circuito principale viene distrutto, il Crusader è finito. E noi purtroppo con lui. Guardate! Può mandare in cortocircuito quel jeep. Come possiamo salire lassù per fermarlo? Trovato! Hai avuto un'altra idea, Grunt? Un cappello, sarebbe questa la tua idea? Ecco qua. E adesso, miei cari amici, facciamo un po' di cinema. Ecco qua. Ma certo, una luce accecante, proprio quello che ci vuole per far svanire un fantasma. Lo smaterializzatore, Eddie, presto! Non ci vedo! Non riesco a vedere! Go! Non potete farmi questo! Sbrigatevi, Acchiappafantasmi! Quello che dovete fare, fatelo subito, vi prego! Gli Acchiappafantasmi ce l'hanno fatta! Santo cielo, cosa sta succedendo? Hanno aggiustato il master computer! Possibile. Come hanno potuto farlo? E adesso che cosa ne facciamo di questo bestione? Hai ragione, non possiamo certo lasciarlo qui. Dovremo per forza rimandarlo a Simen. Perfetto, Eddie. Idea geniale. Oh, un'altra idea, Groot. Guarda cosa hai combinato, razza di stupida imitazione di fantasma! Ehi, aspetta un momento, io non ti permetto! Ho aspettato ore e ore, e perché cosa? Hai fatto in modo che quei brutti imbecilli degli acchiappafantasmi ti distruggessero! Basta così, di più non mi avvicino. Va bene, Fantabughi, siamo abbastanza vicini. Questa piccola bestiolina sparerà il raggio dritto nel computer di Simen. Ciao, ciao, bestiolina, divertiti nel computer di Simen. Accidenti, siamo stati colpiti. Un vile attacco! Quegli acchiappafantasmi, come hanno potuto? Fai qualcosa, spegnilo! Non posso! È dentro il computer! Non posso! Spegnerlo in non posso! Jack, non so come ringraziarvi. Come dice mia sorella, puoi sempre contare sugli acchiappafantasmi quando la situazione diventa problematica. Ah, lascia perdere, Morro. Niente al mondo è più importante di Futura e di suo fratello per quanto riguarda noi acchiappafantasmi. Sai, Jack, anche Futura pensa che tu sia qualcosa di molto importante. Oh, sì, è vero, Jack. Oh, ma che cosa fai, Futura? Come cosa, scioccone? Oh!
Ciao a tutti. Nell'episodio di oggi Futura e suo fratello hanno dovuto affrontare una situazione difficile, ma poiché si vogliono bene sapevano di poter contare ognuno sull'aiuto dell'altro. Ci sono sempre compiti o problemi che sono troppo difficili per poter essere superati da soli, e in questi momenti è importante avere un fratello, una sorella o un amico a cui rivolgersi. Nello stesso modo, quando qualcuno a cui vuoi bene ti chiede aiuto, dagli una mano. È a questo che servono i familiari e gli amici.